Si vede? Sì, perfetto. Bene ragazzi, quindi oggi è sabato e quindi arriva un nuovo... Bravi, un nuovo vlog. Allora, ci sono delle cose di cui parlare. Intanto mi scuso per sabato scorso, il vlog non è arrivato, scusate ragazzi, ma adesso riprenderò con un vlog che vale tanto quanto due vlog, così mi riprenderò del torto che vi ho fatto. Ok, smetto. Allora, intanto devo mettere la TV in muto e non vorrei che mi partisse un video, che magari mi parte... Il click del mouse e quel coglione di YouTube me lo conta come un copyright. Allora, avete già intuito che l'argomento di questo vlog sarà il casino che sta accadendo qua su YouTube. Quindi, senza c'è un cane che abbaia, cazzo. Quindi, se voglio professionalità. Ha smesso. Ha ricominciato. Quindi, senza indugi, senza peripezie e senza tribolazioni, in altri argomenti, passiamo al topic di oggi. Il vlog deve durare quanto è sempre durato, quindi non posso parlare d'altro, ma devo parlare di questo. Allora, passiamo alla quindi all'annosa questione che sta prendendo tutto YouTube, di cui ognuno sta discutendo. Ma quanto sono bello? No, non è quella, quella è la seconda. Passiamo alla prima invece, che è quella del copyright. Allora. Si può riassumere in due parole questa cosa qui che sta accadendo. YouTube, vaffanculo. Ok, così è abbastanza riassunta. Ho visto pochi italiani finora abbastanza incazzati per far capire bene quello che sta accadendo. E ne ho visti, ho visto più che altro americani incazzati. Rexen si è trattenuto, voleva distruggere persino la propria nonna con una mazzaferrata, ma non l'ha fatto. Comunque, in effetti, lui si è trattenuto. Molti hanno più giocato sulla ironia, queste cose qua. Io, che sono nevrastenico, me la gioco sull'incazzatura. Allora, passiamo, diciamo, mascherata da qualche sorriso. Allora, passiamo intanto a vedere. Oh, in gestione video. Oh, mi è spuntato note sul copyright. Porca puttana, vediamo. 6 video, ok, già qua mi va di lusso perché c'è gente che ha molti meno video di me, 1000 video segnalati, a me 5. Ci sta, va bene. Allora, sono 6 in verità, uno l'ho cancellato così perché no. No, scherzo, era Resident Evil 6. Ho detto, vabbè, ho una parte, la tolgo e faccio prima. Ora, gli altri video che ho segnalati sono... Alice Madness Returns, parte 1 e basta. Far Cry, parte 10. Qui non contesto, ci sta perché c'è la canzone di Skrillex, quindi vabbè. Poi, che poi comunque quella vabbè, poi vi dico cosa ho intenzione di fare. Silent Hill, Shattered Memories, il finale. E basta. E infine, Alan Wake. La prima parte e il finale, proprio. Ovvio. Quindi le parti più viste, immagino. Immagino, sì, così ci possono prendere più soldi. Allora, cosa, per quelli che non sanno cosa sta accadendo, vedo di farlo durare sui 12-13 minuti sto vlog, perché sennò... Allora, cosa sta accadendo? Sta accadendo questo, sta accadendo che YouTube ha detto, vabbè, ci siamo fatti i soldi, ora mandiamo a fanculo tutti quelli che fanno gaming. Sì, YouTube ha perso delle cause in passato, eccetera, eccetera, ma allora, e quelli che dicono YouTube ha perso delle cause, vi do la ragione in parte, perché le cause di copyright e queste cose qua così. Ma vedete, per quelli è vero, io sto parlando come se voi già sapeste cos'è. In pratica, in breve, YouTube sta segnalando milioni di video di gaming a babbo perché ci trova ri riscontro con contenuti di terze parti. Cioè, in pratica io nel video metto contenuti di terze parti, ok? Ora, questi contenuti di terze parti, se andiamo a vedere, molte volte sono delle cazzate perché non, io mi vedo segnalato un suono che appartiene a Winnie the Pooh, cioè ci sono delle compagnie che non esistono, che pretendono i diritti su cioè, certe cose. Comunque, quindi sta segnalando diritti di copyright e corrispondenze con contenuti di terze parti in milioni di video in tutto il mondo, non solo in Italia. Però questo sta causando in Italia gente incazzata, nel mondo gente che va a finire sotto un ponte perché c'è gente che ci vive con YouTube, pensiamo ad Angry Joe, Red, più di, non mi sembra che se ne sia sbattuto finora, SSOHPKC,
E Axor Nova, immagino anche lui, Cryaotic, cioè c'è gente che, no, Cryaotic magari non ci va a vivere. E, però comunque ci sono un bordello di canali a San Holeri, Tetra Ninja, di walkthrough che io seguo, vabbè, seguo, a cui sono iscritto, ma di cui non riesco a vedere un video perché non riesco neanche ad avere il tempo per soffiarmi il naso. Che ci vivono con YouTube e che sono molto più incazzati di noi, giustamente. Quindi YouTube ha detto: facciamo questa nuova cosa del il copyright, no? Mettiamo questo nuovo sistema che trovi il copyright in qualunque cosa. Tipo, io mi soffio il naso, copyright, sei cazzo! E in pratica, dov'è che sta trovando il copyright? Sta trovando i contenuti di terze parti in. Oh, guardate intanto che bello il mio orologio. Non si vede. Comunque sta trovando contenuti di terze parti in. Sempre che non mi venga segnalato per copyright, scusate. Nelle canzoni dei giochi. Ora, porca puttana, nelle canzoni dei giochi io dico YouTube. E la gente dice: ma YouTube ha perso delle cause in passato, ha perso i milioni perché la gente infrangeva il copyright e così gli hanno fatto causa a YouTube e la gente ha perso i milioni. E YouTube ha perso i milioni. Ok, ci sta. Ma che prima riesca a mettere un cazzo di sistema di individuazione di contenuti di terze parti, di infrazione di copyright nelle cose, nei cazzo di video della gente che mette interi film magari. Quello avrebbe più senso che trovare il copyright nella colonna sonora del gioco. Perché tutti i vari le varie segnalazioni che ho io sono tutte, e anche gli altri, della colonna sonora, a parte quella di Skrillex, che comunque è parte della colonna sonora del gioco, ma vabbè, Skrillex, quindi Bangarang, pipipipi, quindi vabbè. Ma esempio, Alan Wake, mi ho messo uno a caso, il gran finale, no? Di seguito riportati i dettagli, mi spiega, no, lui è gentile, mi spiega dov'è che ho infranto il mondo. Petria Lanco Departure, registrazione sonora gestita da Idol, Merlin Phonophile. Va bene, ok, comunque, cos'è che mi ha segnato? La colonna sonora del gioco, cazzo. Non mi puoi segnare la colonna sonora del gioco se è del gioco. Io non. L'ha detto anche Gabbo, io non posso giocare adesso e avere il terrore, porca puttana. Che dico, oddio, questa colonna sonora sarà segnalata o no? Che cazzo faccio? Cioè. Non, vivo già stressato di mio, non posso essere stressato anche su YouTube per Diana. Quindi, non so, gli unici cambiamenti che poi i cambiamenti che fa YouTube sono o questi, o le puttanate dei commenti, o le puttanate della grafica, o mettere una volpe accanto al nome YouTube, una volpe che balla di sta cazzo di canzone di What the Fox che non mi piace neanche. Cioè. Scusatemi, altera sta cosa, perché ora non posso più fare il let's play. Ora, è questo il punto, ragazzi. Nessuno in teoria può più fare il let's play. Perché questo? Perché? Che quanto siamo? 8 minuti. Perché non vanno bene i video. Cioè, i video della trama. Cioè, io baso il mio canale sui let's play, non sui cazzo di indie. E basta. È inconcepibile, cazzo. Cioè, in pratica, dov'è che vi trovano la falla? Chiamiamola falla. Quando parte un video. Sapete che è la sedia che fa casino. È la sedia. E parte un video dove c'è la trama, no? Perché la trama nei giochi moderni è raccontata con quei video, mentre nei giochi passati era anche senza video. Adesso nei giochi moderni ci sono i video. E nei video c'è anche una minima traccia audio appartenente alla colonna sonora del gioco stesso e sbam, lì vi trovano il copyright. Quindi ora io cosa sto facendo? Ora, il mio dubbio è questo, il problema che affligge tutti, ovviamente quelli che fanno let's play di giochi comunque veri, diciamo, quelli lunghi, con la trama, con la storia, con le cosiddette cutscene, se non sapete cosa sono le cutscene, voglio sono i video del gioco. I video che voi giocate, arrivate in città, parte un video. Quel video è una cutscene, si chiama così. E no, vi lo sto spiegando perché ne avevo parlato con alcuni, ma alcuni non sapevano di cosa stessi parlando. E ecco, in pratica io devo fare ora il let's play tagliando le cutscene.
Non è un let's play, non è un let's play, io non taglio, porca puttana. Quindi, ora, dato che i video che in cui vi trovano queste cose o vengono bloccati in certi paesi, che cazzo me ne frega se me lo bloccano in Germania, mi va anche bene, cioè, però se me lo bloccano in Italia già mi dà fastidio, no, detto in Germania perché è un bordello di volte, ho sentito gente che aveva il video bloccato in Germania. E poi, o ve lo bloccano in tutto il mondo e già questa cosa mi fa incazzare, oppure vi tolgono la monetizzazione e di questa cosa me ne sbatto le palle perché non è che ci perdo la vita se non guadagno più da 5 video, cioè non è che è quello il punto. Oppure, ed è qua che loro sono furbi, i soldi della monetizzazione di quei video se li prendono loro. È giusto così, dato che io, come ha detto anche il capobastone, no, non sono la Caritas, quei video li cancello perché non voglio che che i soldi tratti dei miei contenuti video arrivino a loro. Quindi, perché è roba mia? È vero, il gioco non è mio, ma fin tanto che il gioco, a parte che il contenuto per cui sono stato deturpato appartiene al gioco stesso, porca puttana. Non voglio dare con la mia roba, con quello che faccio io, soldi a loro. Quindi, non è sputare nel piatto in cui mangio, perché finora era stato fatto, adesso così incominciano. E non è questione di software house, cioè dei creatori dei giochi, dei publisher, non so che cazzo sia, che dicono, eh no, noi abbiamo creato questo gioco, tu non puoi farci il video sopra. Uno, perché sarebbe stupido, perché noi li sponsorizziamo e non credo che Amnesia avrebbe avuto il successo che avrebbe avuto se PewDiePie all'inizio non ci avesse fatto così tanti video, perché a quello ha fatto davvero tanto, ha spinto moltissime persone a comprarselo, ma vabbè, lasciamo stare, quello era solo un esempio. Due, le software house stesse stanno mettendo su Twitter, su Facebook e sulle tette di mia nonna annunci con scritto: oh, se ricevete reclami di copyright su video dove mostrate i nostri giochi, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Ve ne rendete conto? Quindi, il punto, devo finire il vlog. Non so se mi sono spiegato bene, ma il punto è questo. Non so più se si possono fare let's play, perché non ha senso. Io ho 5 video segnalati, è impossibile che siano solo 5. Eppure ne ho solo 5. Il dubbio ora è: me li devono ancora controllare gli altri o sono a posto gli altri? Chi lo sa? Chi lo sa? YouTube ha una qualche email per chiedere spiegazioni? No. YouTube c'ha i soldi, quindi se ne sbatte. Quindi, anche i nostri, sì, vabbè, i nostri network, Maker Studios, anche i miei, che sono appunto i Maker Studios, stanno andando a chiedere spiegazioni, si stanno battendo, yeah, così, ma già il principio mi fa incazzare, anche perché da gennaio 2014 saranno messe in atto, in teoria, delle regole ancora più strette per il copyright, giusto per metterlo nel culo ancora un po' a noi, canali di gaming. Quindi, ora, io i video li continuo a caricare, perché, cioè, sinceramente non mi voglio far mettere i piedi in testa. Quindi i video li continuo a mettere. Se mi hanno segnalato finora solo quei 5, me ne sto. E spero che gli altri me li abbiano contati come buoni e non che me li debbano ancora controllare. E il fatto è che io ora aspetterò un po' come va comunque la cosa. E ora per fortuna sto facendo giochi come Bugs and Taz e DK che non hanno dei veri e propri video veri. E qualche cosa sì, ma niente di che. Quindi magari quelli lì potrebbero andare bene. E mi concentrerò di conseguenza sui giochi indie, sui giochi multiplayer come Gunkraft, come qualunque altra cosa in multiplayer, perché sui giochi in flash, sempre che non mi becchino come un copyright il click del mouse. Così. YouTube, mi hai rovinato il Natale. No, scherzo. Però comunque, boh, è brutta sta cosa. Quindi, vabbè, ragazzi, ora nei prossimi giorni vedrete quei 5 video ricaricati e avrò messo muta la parte incriminata, perché è l'unico modo per mettermi a posto in quei video. Più di così non posso fare. Io continuo a caricare, tranquilli, il canale non chiude. Alcuni avevano paura che il canale chiudesse addirittura. No.
Ricordatevi sempre che sarò io a liberarvi di me, come aveva detto Masini, e non sarà quindi YouTube a spingermi ad andarmene. Quindi, detta questa frase poetica, densa di significato, chi l'ha capita bene, se no ci pensi un po' su gli altri, ci pensi un po' su, io vi saluto qui e spero che questa cosa si metta a posto, perché anche perché YouTube ci perde, perché i canali più grandi sul tubo sono soprattutto di giochi, ma tanto YouTube ha già i soldi, quindi se ne può sbattere. E niente, ci fermiamo qui e niente. Non ci sono molti commenti da fare, questa cosa è davvero vergognosa e niente. Ci vediamo nel prossimo vlog, video, qualunque cosa sarà. E per YouTube vaffanculo e Bobby Gay e niente. Ok? Quindi se vedete quei video ricaricati sapete perché, se vedete che gioco di più ora agli indie che a giochi veri o anche a Sly 2, sapete perché. Sly 2 non lo farò, altri giochi oltre a quelli che sono già in attivo non li farò, a meno che non siano degli indie e quindi me ne sbatto. Ci vediamo quindi al prossimo vlog, ragazzi, lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage di YouTube. Bella ragazzi, ciao!